Allora, prima di andare in pubblicità, avevamo invitato anche Filippo Penati del Partito Democratico, candidato alla presidenza, quindi abbiamo due della Federazione della Sinistra, è cappato, ha deciso di non essere presente alla nostra trasmissione, poi nei prossimi Agnoletto che fa? Vedo che scuote il capo. Scuoto il capo perché è almeno la quarta trasmissione nella quale dovrei avere un confronto col candidato presidente del Partito Democratico e lui non si presenta. E quindi? E quindi mi riferiscono che non vuole assolutamente avere un confronto. Io credo che questo sia sbagliato. Ma perché... io non credo che Penati non voglia confrontarsi con lei. Io non lo faccio dire a lei. So che è la quarta volta che dovrei avere un confronto con Penati, che Penati non è venuto e, senza far nome, so che da diversi suoi colleghi mi viene detto che un confronto con me Penati non lo gradisce. Agnoletto, Sto parlando di Penati, non dico che non le credo, e a questo punto facciamo così allora, invitiamo ufficialmente candidato alla presidenza della provincia Filippo Penati, mettiamo a disposizione magari una mezz'ora della nostra trasmissione per parlare magari della sinistra tra lei e Penati, facciamo così? Non credo che Penati non voglia accogliere il nostro invito, lo invitiamo ufficialmente, mi prendo io la responsabilità anche a nome del nostro direttore, sentiremo la sua risposta e poi le faremo sapere. Io non ci credo. Ma sarebbe stato qui Penati, seduto in quella poltrona vuota. No, ce n'avevamo uno in più, ne arriva un altro. Comunque allora la ringrazio, perché se riesce è veramente un avvenimento. Beh, io non ci credo che Penati non voglia incontrarla e non voglia confrontarsi, anche perché di sinistra insomma, si può parlare.